dopo mi tocca sopportarlo a me per 6 mesi, lascia stare. Allora, pullman numero 2, domani mattina la colazione inizia dalle 8 in poi, pertanto non alle 8 meno 5, non alle 8 meno un quarto, perché le sale sono già impegnate, quindi dalle 8. Poi alle 9.15, 9 e un quarto, 9.15, mettetelo come vi interessa, giù con le valigie. Tutti insieme carichiamo le valigie con Vittorio. Non andiamo, vado io, va al Sciur Minervini, la Sciura Minervini, il signor Spinelli, è lui avanti e indietro, avanti e indietro. Carichiamo tutti insieme. Alle 9.30, 9.30, 9.30 si parte per Milano. Lungo la strada faremo delle soste di mezz'ora per ogni sosta e all'ora di pranzo un'ora di sosta. Una storia però plurimillenaria, perché già in epoca preistorica tutte le parti basse qui del territorio erano abitate, sono stati ritrovati degli insediamenti neolitici e delle necropoli precedenti all'epoca italica, quindi già siamo in epoca preromana, quindi protostoria verso la fine del secondo millennio avanti Cristo, vi erano degli insediamenti umani. Proseguiamo. Intanto la romana è stata conquistata prima dai Volsci e poi divenne una delle più fedeli colonie di Roma. 10 minuti, ce ne sono più di allora uno. Io rimango qui più o meno, attenzione. Allora qui il bagno può accedere a qualsiasi bar. Non è che avremo molto tempo. Adesso sei in coda per il bagno, quindi Milano 2 per favore. Milano 2 fra 5 minuti. Milano 2 solo 5 minuti e andiamo in su. Cerchiamo di aggrupparci perché subito. Dopo una settimana vedo. Ok, porta più antica di Sermoneta, questa si chiama la porta Annibaldi.
Stiamo entrando nel nucleo più antico della città. C'era una volta un personaggio in movimento. Case torre più antica di Sermoneta, sempre. Molto probabilmente antecedente, anzi senza molto probabilmente, è antecedente al castello. Sempre grandi profumini. Ecco, nonna Maria. Prego, se volete appoggiare. Devono andare. Non badare, dai. Quasi tutti sereni. Quasi. È una foto di bellissima. Allora ci siamo, vi vedete? Io non. Questa per una. Allora uno viene da davanti a quel gruppo di dovete aspettare lì. Sì, Anna. Anna. Non è mancanza di rispetto. No. Bene. Secondo ponte levatoio, no, il primo, e ce ne sarà anche un secondo. Vabbè ragazzi, pannolone, portatevi il pannolone dietro. Però signora, siamo partiti da un'ora e mezza. Non è una strada battuta, asfaltata, stiamo all'interno di un borgo medievale, quindi dovete sollevare bene i piedi, stare attenzione a dove metterli, non stiamo facendo le cose di corsa, quindi avete tutto il tempo di osservare con calma anche la pavimentazione, perché ci sono sassi, pietre naturali, radici degli alberi, e quindi vi invito a fare particolarmente attenzione tra una foto e l'altra. Vediamo l'elicottero. Non c'entra, non finivo più. Ed è un gioiello dell'architettura medievale, così come stavamo dicendo all'inizio, grazie. Così come stavamo dicendo all'inizio, proprio perché è conservato perfettamente. Ci troviamo nel punto più alto di Sermoneta, c'era chi mi chiedeva a quanti metri siamo. Siamo a 257 metri dal livello del mare, è veramente una collinetta, è un clima mite, qui non nevica mai, piogge sì, ma niente di che. Partiamo però dalla spiegazione di questa storia, di questo gioiello del castello, partendo dalla torre, denominata Torre Maschio. Questa torre è alta ben 25 metri, al suo interno ci sono quattro piani, quelli che vedete sono le due finestre bifore che affacciano sulla piazza d'armi e sono originali del castello, della torre. La torre è antecedente a tutto quanto, stiamo parlando del 1264 quando fu commissionata di far costruire dalla famiglia Annibaldi, che era una famiglia baronale romana, quindi diciamo i primi signori feudali della città di Sermoneta. Questi arrivarono qui, fecero costruire questa torre che ancora oggi è annoverata tra uno dei gioielli più importanti dell'architettura medievale, perché è a base quadrata, quindi antichissima, ma soprattutto ogni mattoncino che vedete è lavorato a punta di scalpello, quindi vuol dire che è una lavora artigiana che ce la siamo bella che perduta. La torre più bassa, quella che l'affianca, è denominata la Torre Maschietto, vedete? Ed è più bassa, ed è una manifattura diversa, infatti, è stata poi, soprattutto quella che si vede da questo lato, messa successivamente. Gli Annibaldi purtroppo andarono incontro a dei problemi fiscali e qui entra in gioco la famiglia Caetani. Nel frattempo un membro della famiglia Caetani, stiamo parlando del 1294, Benedetto Caetani, diventa papa con il nome di Papa Bonifacio VIII, un papa molto ambizioso, un papa che ha fatto diverse cose, bene e male, diciamo, un papa che non è una figura come siamo abituati a vederla noi oggi, ma ovviamente una figura dove il potere temporale era confuso e quindi diciamo era più una figura come un re, ok? E non a caso infatti pochissimi anni dopo, nel 1297, favorisce suo nipote Pietro II Caetani, conte di Caserta, ad acquistare questi territori a sud di Roma. Esattamente infatti noi qui siamo nell'antico Stato Pontificio e ci troviamo a 60 km a sud di Roma, quindi era molto importante avere il controllo di questo territorio che potremmo definire cuscinetto tra due stati, quindi lo Stato dell'Impero,
del Regno di Napoli e lo Stato Pontificio. Quindi era molto importante avere il controllo di questa zona. Al figlio, non solo al nipote, non solo gli concede questo feudo di Sermoneta, ma anche Ninfa, attuali giardini di Ninfa, i 10 giardini più belli del mondo, proprio annoverati anche sul Times quest'anno, Bassiano, Norma, fino ad arrivare a San Felice Circeo. Diciamo che lui aveva preso questo dominio proprio perché poi dopo il Circeo, infatti avete sentito voi, visto che siete stati a Gaeta, anche l'accento cambia, qui dopo il Circeo in poi l'accento è più campano, questo perché hanno avuto proprio un'influenza differente. Quindi i Caetani inizialmente, nessuno, i Caetani quindi praticamente inizialmente costruirono la loro rocca, Pietro II dei Caetani costruì la sua rocca giù a Ninfa, vedete proseguire l'ulteriore corpo di fabbrica del 1450. Qui però, mi sono abbassata così lo potete vedere un po' tutti, qui però vedete il gusto è cambiato, è il tipico gusto rinascimentale, infatti non è più mattoncini ma è un finto bugnato a punta di diamante. Vi dico finto perché dà l'effetto di rilievo a distanza, ma è semplicemente un abbinamento di colori che crea questo effetto ottico bellissimo, quindi quando ci passeremo vicino non noterete ancora di Papa Alessandro VI Borgia, un papa spagnolo, un papa scomodo per tutta la curia romana e tutti i loro intrighi, tant'è che lui appunto salito al soglio pontificio evidentemente non aveva l'appoggio della famiglia Caetani. Tra le prime cose che fa fu quella proprio di scomunicare i Caetani ed espropriargli i propri beni, tra cui il castello che state vedendo, il castello Caetani. Qui ci manda a vivere sua figlia Lucrezia Borgia, che non vive diciamo in maniera stabile qui al castello, va e viene e ospita spesso anche il fratello Cesare, proprio testimoniato in alcune documentazioni dell'archivio. A lei fa degli stravolgimenti grandissimi, il primo fra tutti fu quello di distruggere e radere al suolo quel perimetro dove vedete l'altro gruppo, lì c'è il perimetro di un'antichissima chiesetta che si chiamava San Pietro in Corte, ed è una chiesetta che ovviamente, essendo del 1100 e trovandosi all'interno della corte del castello, conservava tutte le spoglie della famiglia Caetani, quindi le spoglie sono andate perdute perché con la scusa di ampliare questa in una piazza d'armi per le esercitazioni militari. Seconda cosa, doveva ospitare Cesare e altri personaggi illustri, e quindi anche lei, da grande duchessa, decide quindi di ampliare con quello che poi sarà una delle nostre tappe, ovviamente tutto vedremo, che questa è la casa del cardinale, denominata oggi in questo modo, casa del cardinale. Altra cosa che fa Lucrezia era un po' quello che vi dicevo salendo, quando siamo arrivati su, salendo per Sermoneta, ed era quello proprio di ampliare le mura di cinta del castello. Perché? Perché Lucrezia quando arrivò qui trovò quelle mura strette, perché nel Medioevo le armi erano lance, balestre, frecce, quindi com'erano le mura di cinta del periodo? Erano soprattutto strette ma alte, proprio perché le armi dovevano essere frenate. Quando viene Lucrezia qui, fine 1400, nella seconda metà del 1400 c'era stata una scoperta epocale importantissima, appunto, che era la polvere da sparo, e quindi erano cambiate le armi, queste mura strette non servivano a niente, e quindi il grande lavoro che fa fare fu proprio quello dell'ampliamento, quindi l'allargare le mura di cinte, quindi più tozze ma più larghe, proprio per reggere bombarde e le nuove armi da fuoco. 1503, Papa Alessandro VI Borgia muore. Ovviamente il Papa successivo, grandissimo amico dei Caetani, Giulio II della Rovere, restituisce i feudi alla famiglia. I Caetani quindi ritornano a vivere qui per tutto il 1500 e per tutto il 1400, per tutto il 1500 e tutto il 1600, fino a quando nel 700 gradualmente abbandonano il castello. C'è da dire una cosa però prima che prosegua la parte storica: voi avete attraversato due ponti levatoi e qui non è mai entrato nessuno, e questa è stata una fortezza inespugnabile, perché l'ampliamento delle mura di cinte nel momento storico e questa fortezza militare ha retto perfettamente, perché vedrete, ed è un consiglio che do a chi non se la sente, piccola parentesi, di fare tutte le varie scale, vedere tutti gli spazi, noi ci raccorderemo sempre nella piazza d'armi, perché entreremo, vedremo una cosa e usciremo nella piazza d'armi, quindi questa è proprio la fortezza in sé per sé, l'attuale sede dell'archivio storico di famiglia, da dove provengono tutte le nozioni storiche che vi sto dando. E i
cretani quindi abbandonano il castello. 1798 l'Italia è attraversata dalle truppe napoleoniche e voi che siete dei visitatori sicuramente ne avete sentito parlare e quindi praticamente queste truppe napoleoniche hanno rubato l'intera armeria del castello, la stragrande maggioranza degli arredi originali e i 36 cannoni che erano presenti nei bastioni. Dove sono finiti? Se li sono portati di restaurare il castello e così ha inizio quello che poi è la rinascita del castello stesso. Sua nipote fu l'ultima erede, Lelia Caetani, che non ebbe figli, si era sposata con un nobile uomo inglese, Mr. Howard, solo che non ebbero figli eredi e quindi la casata, la dinastia dopo 700 anni di storia è finita. Però lei poco prima di morire ha istituito la fondazione Roffredo Caetani, che ancora oggi è proprietaria sia del castello che dei giardini di Ninfa. Io a questo punto, visto che abbiamo quello spazio libero, me ne andrei a vedere la parte più antica, ovvero la sala dei baroni. Iniziamo il nostro percorso da qua. Mi vedete, sono qui all'ingresso. Allora, eccoci qua all'interno della sala dei baroni. Allora, siccome il castello, come vi dicevo prima, è stato saccheggiato, la stragrande maggioranza degli arredi originali del castello sono andati perduti per via di questi francesi, ma dove ci sono gli arredi, quelli originalissimi, non vi preoccupate, ve li faccio notare. Certo è che Gelazio Caetani, quando ha effettuato i restauri del castello, ha portato dalle altre residenze di famiglia i vari mobili che avevano e quindi è stato riarredato, però molti mobili quindi sono tra il 700 e l'800, sono successivi, quelli che sono originali del castello non vi preoccupate che ve li farò notare, ma qualcosa c'è, non tantissimo purtroppo per via di questo saccheggio, ma qualcosa c'è. Allora, sala dei baroni, sicuramente l'edificio più antico, è gotica, e quindi vedete archi a sesto acuto e volte a crociera. Questo tavolo centrale è del 1500, molto molto antiche, ovviamente le sedie, lo capite anche voi, sono più recenti e sono state messe successivamente. Importante anche quel forziere in fondo di ferro dove c'è la signora, che quello è proprio originale, anche quello del 1500. Qui potete notare sicuramente anche questo camino che è molto molto ampio, e il camino adesso poi parliamo per delle lampadarie, è molto simpatica pure questa cosa, il camino è molto molto ampio, dovete considerare che è stato murato per una questione di sicurezza e protezione del castello, sarebbe stato anche più ampio, quando è stato murato ci hanno detto che entravano più di 15 persone lì dentro, perché se voi considerate lo spessore delle mura che vedete lateralmente potete immaginare quindi lo spessore, era importantissimo che fossero ampi questi camini, dovevano contenere tantissima legna per riscaldare questi stanzoni così ampi. Una cosa che possiamo notare bene qui è sicuramente lo stemma della famiglia Caetani. Lo stemma è appunto con queste due onde che sembrano quasi due serpentelli, perché Caetani, Caieta, Gaeta provenivano esattamente dalla città dove andrete poi a pranzo, questa bellissima città che ha due golfi, è una città stupenda e quindi le due onde simboleggiano i due golfi di Gaeta. L'aquila dalle ali spiegate con la corona in testa è perché si imparentarono con la famiglia dall'aquila della zona di Vinturno Scauri, una nobile famiglia che anche loro aveva lo stemma, così unito è rimasto nel tempo. Il signore, ritratto di profilo del 1800, è il 14° duca di Sermoneta, Roffredo Onorato VII Caetani, nonché il nonno di Lelia, l'ultima erede. Questo signore era compositore di musica da camera, motivo per cui Lelia Caetani ha istituito nella sua fondazione, che la fondazione si occupi anche di musica classica, infatti ogni estate nel mese di luglio ospita un campus internazionale di musica e all'interno della piazza d'armi si eseguono anche dei concerti serali molto molto belli. Ora stiamo entrando nelle uniche stanze dipinte del castello, denominate appunto camere pinte. Mato a lavorare un allievo del Pinturicchio che in quegli stessi anni stava affrescando le stanze vaticane.
è stato chiamato da Onorato III Caetani perché si stava celebrando, possiamo farci anche qualche passettino più avanti verso di me? Così entrate un po' tutti, giustamente, siamo tanti. Onorato III Caetani per celebrare un matrimonio tra Onorato III e Agnesina Colonna, quindi una famiglia, un'altra famiglia molto importante di Roma. Questa che vedete ha le immagini sono ovviamente figure mitologiche, ninfe musicanti che raffigurano, rappresentano la bellezza del paesaggio circostante. E è una stanza spogliatoio, è una stanza di passaggio, non ha camino, notatelo bene, mentre quest'altra che segue lo stemma si trova, adesso che lo riconoscete, ovviamente lo trovate qui all'apice dell'arco, lo trovate magari sopra delle porte principali, lo potete trovare sopra dei camini, adesso lo noterete in diversi luoghi. La cosa bella di queste camere sono conservate abbastanza, sono state restaurate intorno agli anni 80, scusi, quindi proprio subito dopo la morte di Lelia si è cercato di mantenerli proprio per sua volontà, perché erano poche stanze erano rimaste, anche la sala dei baroni era tutta affrescata, ma è tutto andato perduto, quindi è stata proprio una volontà. Qui abbiamo la raffigurazione più simpatica, più spessa, ovviamente questa sicuramente era la camera del letto, di tema religioso, abbiamo il camino, quindi qui hanno dormito, anche se ora vedete gli arredi sono diciamo non che ricordino una stanza da letto. Qui abbiamo la raffigurazione dei vizi e delle virtù. Le virtù sono delle donne sedute in trono, sono delle regine, hanno delle corone. Gli uomini sono il loro opposto, vizio, a loro piedi. Quindi però è ovviamente una dicotomia, quindi non è un modo per diciamo denigrare, esatto, perché per esempio partendo dalla parete di sinistra lei raffigura la fede, e chi è il suo opposto? Epicuro, il filosofo che negò la sua anima. Oppure seduta in trono c'è la prudenza con il re, subito dopo a seguire, con il re Sardanapalo, che fu un re imprudente. Oppure la giustizia seduta in trono con il suo opposto, chi? Erode, il re che commissionò l'infanticidio che purtroppo subirono molti bimbi maschi durante il periodo di Gesù. Qui abbiamo la raffigurazione della fortezza, che è questa donna con la spada in mano, purtroppo è andato perduto il suo volto, ma a terra vediamo un'armatura e nell'altra mano la testa. Qui ci racconta l'episodio biblico di Giuditta Loferne, di Salome e di Giovanni. Qui invece abbiamo la temperanza, purtroppo molto probabilmente per via dell'ampliamento della porta è andato perduto il suo opposto. Da quest'altra parte abbiamo infine la carità. Qui in questo caso è andato perduto il vizio, si vedono il suo opposto, che sono dei bambini, maschi e femmine, ma l'opposto della carità è bambini? No, sono i bambini che tirano la coda al gatto. Il gatto nel 1450 in pittura aveva un simbolo, il male, il diavolo, Satana, e quindi i bambini che tirano la coda al gatto era un modo per scacciare i malefici dagli infanti, dagli esseri in più indigeti. Poi la prossima tappa saranno, ripassiamo di qua e andremo alle cucine, che sono quella porticina che vedete qui. Cosa dobbiamo raccontare delle cucine? Ovviamente la bellezza di questo castello è il fatto che non ricostruisce falsi storici, quindi non ci sono all'interno di queste cucine falsi tavoli, false sedie, tutto il materiale in legno che ovviamente è andato nel tempo perso e quello era facilmente deperibile. Quello che dovete valorizzare di questo luogo è sicuramente la struttura architettonica. Lo percepite il pavimento lievemente in discesa? Questo perché le cucine servivano anche da luogo di mattatoio. Quindi la lavorazione originale della materia proprio prima per eccellenza, no? Quindi che cosa succedeva? Chi andava a caccia portava l'animale già ucciso e
quindi si passava alla fase 2, cioè quella della pulizia dell'animale. Chi invece doveva ucciderlo lo metteva esattamente qui. Questa qui non è una vasca, dopo magari passando riguardate dentro, è una parte concava, ha un foro, e questo foro proprio insieme a tutta la pavimentazione consentiva, perché qui veniva incastrato l'animale ucciso, quindi il foro serviva proprio per far defluire verso l'esterno tutto il sangue. Prendevano l'animale, lo appoggiavano qua, dove siete voi, per terra, e terminavano la lavorazione. Gli animali si cucinavano per intero, perché spezzettare la carne era il modo per farla avariare, e quindi non si faceva quasi mai, quindi si cucinavano interamente gli animali, anche perché la corte era grande e qui c'era un grande affare e le signore della cucina si davano. Bellissima canna fumaria, vedete, bellissima, originale. Questo ovviamente quando dovevano cucinare gli animali interi. Tutte le altre pietanze, verdure, pane, venivano utilizzati forni, che erano più di uno. Uno qui, uno che è stato murato, e sicuramente il più antico, che è quello di quest'altra parte, anch'esso murato. Questo tavolinetto, adesso passando, potete osservare appunto la vasca, che non era una raccolta dell'acqua, ma anche qui avveniva la lavorazione. Ovviamente conigli, polli, tutti quelli più piccoli utilizzavano questo come tavolino, e guardate qua, foro di scolo collegato verso l'esterno, che favoriva la fuoriuscita del sangue sempre. Due belle secchiate d'acqua, era finita la pulizia, quella era la pulizia medievale, non c'erano spruzzini, non c'era mucchina, niente di tutto questo. Allora, intanto noi esistiamo. Un bel fresco, eh? Qua vi porto, dove posso vi porto al fresco. Purtroppo però la giornata, se inizia così l'estate qua da noi, mamma mia. Anche da noi no. Anche da voi, eh? È brutto, eh? Io per caso scendendo avete notato il doppio livello dei gradini? Ah, vedi, siete proprio dei turisti attenti. Il doppio livello dei gradini, chi non l'ha notato, tanto ripassiamo fuori e lo può vedere anche dopo, non c'è problema. Il doppio livello dei gradini serviva proprio a questo. Immaginate tutti i soldati che terminavano le loro esercitazioni militari nella piazza d'armi. Dovevano poi consegnare il cavallo all'interno, riportare il cavallo all'interno delle scuderie. Il cavallo non scendeva, i cavalieri non scendevano a cavallo, era molto scivoloso e pericoloso. I cavalli sono un po' come le nostre macchine. Quindi come ci stiamo attenti noi per non graffiarla quando possiamo, mentre parcheggiamo, anche loro ci stavano molto molto attenti, quindi venivano accompagnati a piedi, consegnati qui allo scudiero, che era il signore che si occupava delle scuderie. Lo scudiero posizionava, là dove vedete ogni archetto, era una postazione del cavallo. Sono state contate ben 20 postazioni da una parte e 20 dall'altra, quindi queste erano scuderie che contenevano 40 cavalli, e da qui anche l'importanza del nome. Il cavallo aveva l'archetto, perché anche qui il cavallo, se avesse trovato il muro dritto, visto che lui muove le zampe quando sta fermo, si sarebbe rovinato le zampe, quindi quello gli consentiva, ovviamente lì c'era anche della paglia, gli consentiva proprio di non ferire le zampe. Poteva bere, perché esattamente lungo tutto quel percorso dove c'è la trave in legno corre l'abbeveratoio, che era collegato con una delle cisterne esterne, e quindi qui avevano sempre l'acqua fresca. E anche mangiare, perché questa griglia di legno che vedete conteneva la paglia, veniva messa dall'alto e dalle varie aperture appunto il fieno che necessitava mangiava il cavallo. Immaginatela proprio che percorreva tutta la parete, adesso ci sono dei faretti di bellezza, la paglia, il fieno arrivava qui grazie a questi due fenestroni strombati, vedete che sono strombati e sono anche lievemente in discesa, sembrano uno scivolo, proprio perché le balle di fieno dovevano rotolare dall'esterno verso l'interno facilmente. Lo scudiero poi le smistava. Vedete, quello era il loro abbeveratoio, quindi era un ambiente, vedete, infatti è leggermente più basso rispetto a quello dei cavalli più alti, era per la loro altezza. Ma la cosa bella di queste scuderie è la volta a botte. Gli antichi romani la sapevano costruire perfettamente in mattoncini, con calcoli matematici perfetti. Qui invece hanno trovato un espediente molto furbo, l'hanno praticamente modellata a mano, utilizzando malta, quindi cemento, rocce grezze e canne palustri, perché noi nella zona sottostante avevamo la palude. Le canne palustri avevano tre funzioni: la prima è quella di essere un materiale flessibile, quindi facilmente modellabile per la lavorazione a mano; la seconda, conferire durezza alla parete, è stata conservata fino a noi oggi, quindi la funzione di resistenza gliel'ha data; la terza, essendo una pianta che nasce nelle zone paludose, è un perfetto isolato
filtrante per l'umidità e quindi aveva anche la funzione di trattenere l'umidità. Gli anelli al centro non erano, come dicono i bambini, per i lampadari ai cavalli, non c'era questa cura per loro, ma è troppo simpatica la storia di questi anelli e concedetemi 2 minuti, ve la devo raccontare. Allora, dovete immaginare che appunto servivano da leva, quindi da carrucola, e quindi erano attraversate da delle corde. All'estremità della corda, di un lato, c'era un gancio che sollevava il cavaliere. Quindi immaginate lo scudiero che sollevava il cavaliere, l'aiutante posizionava sotto il cavallo e poi veniva ripoggiato a cavallo. Pericolosa come la discesa, e quindi potevano uscire a cavallo. E sicuramente una cosa anche importante, quando lui cadeva da cavallo fuori, non c'era più nessuno con nessuna carrucola a tirarlo su, se la spicciava da solo. Ora ripassiamo per queste comodissime scale e ce ne andiamo verso... Io andrei, visto che quella ormai ce l'avranno liberata, me ne andrei nella sala del cardinale, quella che fece costruire Lucrezia Borgia. Siamo. Avete il microfono, quindi la parte storica, come sempre, posso iniziare a raccontarla per aspettare nel frattempo che tutti entrate, così per vedere le immagini. Allora, edificio del 1500. Originale di questo edificio ovviamente ci sono le travi che vedete, sono alternate delle mensole con delle foglie di acanto e lo stemma della famiglia Caetani intagliato. Perché casa del cardinale? Casa del cardinale perché, vedete bene, conserva due tele con due ritratti di due cardinali, sempre della famiglia Caetani. Uno si chiamava Luigi e uno Bonifacio, questo cardinale. Sono del 1500, fine 1500, quindi dopo l'esperienza dei Borgia si erano promessi, beh, facciamo in modo che una carica ecclesiastica ce l'abbiamo sempre, così evitiamo che qualcuno ci rifà lo scherzetto che ci ha fatto Alessandro VI. Era un po' come entrare in politica oggi, quindi era importantissimo mantenere saldi i propri possedimenti. Al centro invece quindi abbiamo una pala d'altare che non dovrebbe essere qui, perché appunto è una pala d'altare, quindi ha un tema religioso, un'immagine sacra, ma è stata portata qui nel 1806 quando Napoleone Bonaparte, consentitemelo, per saccheggiare meglio le nostre chiese, aveva creato una legge che si chiamava la soppressione degli ordini religiosi. Quindi laddove c'erano meno 10 prelati o 10 preti oppure 10 monaci, dovevano chiudere le chiese e essere dislocati. Questo infatti viene dall'abbazia di Valvisciolo, che è un'abbazia di ordine cistercense che si trova ai piedi di Sermoneta. Questa è una pala d'altare di Gerolamo Siciolante, detto il Sermoneta, quindi un artista di Sermonetano, ma che lavorava per la curia romana perché era molto molto bravo. Stiamo parlando del 1541, quindi in pieno manierismo romano. Di manierista infatti questa pala c'è tanto, ci sono questi colori sgargianti, c'è questa Madonna col collo lungo, le mani allungate, guardate un po' il bambino non è un bambino in braccio, è già un Ercole, una divinità, benedice i fedeli ai suoi piedi. Questo invece è il cuginetto, è San Giovannino, lo riconosciamo dall'attributo della pelle di leopardo e dal fatto che indica Gesù, il suo destino. E i santi laterali sono il più anziano, quello con la barba e le chiavi, è San Pietro, e l'altro è Santo Stefano, dove ci sono delle immagini dell'Annunciazione sulla sua veste. Santo Stefano e San Pietro erano i santi della chiesa dell'abbazia di Valvisciolo, la chiesa era dedicata a questi due santi, quindi ecco perché questi due santi. I puttini e Reggi Cortina mostrano un paesaggio di fantasia, così come voleva l'iconografia del tempo. Non è un paesaggio che riguarda la zona, ma è ovviamente un paesaggio puramente estetico, inventato. Da quella parte abbiamo una tela sempre di Gerolamo Muziano, diciamo è un caravaggesco campano, quindi diciamo dei primi del 600, ed è un San Francesco onorante il crocifisso. Ovviamente qua si percepisce la scuola caravaggesca molto scura, questi colori già più scuri, più tetri, più più cupi. Questo invece è un affresco che proviene da una
dalla chiesa, forse sicuramente più importante, del giardino di Ninfa. A Ninfa sono state contate ben 14 chiese, tra cui questa che è quella dedicata a Santa Maria Maggiore, dove all'interno è stato incoronato un Papa, Alessandro III, che non poteva essere incoronato a Roma per via dell'antipapa Vittorio IV, che si trovava a Pavia e che era caldeggiato da Federico Barbarossa, sì, il nonno di Federico II. La cosa bella, quest'altro stemma è legato alla famiglia Howard, ovvero i nobili inglesi con cui Lelia si era imparentata. Anche loro volevano far parte di questa quadreria di famiglia, che è molto importante, ci sono tutti i dipinti più importanti, e ovviamente qui stiamo vedendo un arazzo. Lui è un principino, lo capiamo dalle vesti nobili che indossa, ma non sappiamo esattamente chi sia, un Borgia, un Caetani, non lo sappiamo. La tela non è firmata né dall'artista né, quindi non è neanche descritto chi sia il soggetto raffigurato. Quando raccontiamo queste cose alle scuole, ovviamente i bambini ci dicono, vabbè, quindi quello è il fantasma del castello, perché ovviamente come tutti i castelli. Ora passiamo da questa parte, portati su questi supporti che ricordano il muro. Questi supporti sono importantissimi perché il giardino di Ninfa è tutto un rudere e queste chiese sono dei pezzi di parete. L'umidità del giardino, ovviamente essendo un orto botanico molto importante, stava deteriorando ulteriormente questi affreschi, quindi la fondazione ha deciso di farli staccare e conservare all'interno del castello per essere riparati sia dall'umidità che dalla luce, perché erano necessari, perché non si utilizzava la luce elettrica, la luce solare era sfruttata al massimo, quindi lì la vostra immaginazione vi può portare a pensare a delle dame che leggono, che ricamano, come era il passatempo dell'epoca, quindi la luce solare era importante. Quando i Caetani sono tornati qui hanno trasformato questa in una biblioteca di famiglia, questa stanza, quindi qui studiavano, leggevano, e per chi si trova da quella parte c'è infatti un pentagramma musicale del 1500, molto molto antico, che molto probabilmente è stato rilasciato qui sempre da Onorato III. Caetani. Sono tutti del Cotto, avete notato più o meno, perché nell'Ottocento, quando facevano i restauri in Italia, per la sicurezza dei visitatori venivano utilizzati questo tipo di pavimentazioni. Infatti molte chiese, non so se ha fatto caso, hanno spesso anche loro il cotto, perché le chiese sennò avevano un atterriccio battuto all'interno, non c'era niente di sicuro. Però adesso che andiamo sulla torre vi faccio vedere l'unica stanza che conserva la pavimentazione originale. Infine, Diana, saliamo le scale e attraversiamo il terzo ponte levatoio. Siete tutti signori belli alti, quindi qui attenzione alla testa, ok? Ci si inchina, tanto poi ve lo ridico là dove le incontriamo sempre. Gli unici arredi originali del castello e originale. Perché? Perché non erano come i romani che facevano mosaici, cose del genere, no? I pavimenti venivano per trattenere il calore nelle stanze, quindi diciamo non erano particolarmente belli i pavimenti, perché tanto poi erano tutti coperti dai tappeti, quindi quella sarebbe stata la pavimentazione che avremmo dovuto trovare. I bagni non ce li avevano? I bagni come struttura no, avevano i vasi da notte. Ah, ma le vasche magari non le avevano? Nel Medioevo si lavavano pochissimo, si dice che si lavavano, si andavano a fare un pellegrinaggio, quando si sposavano facevano questi grandi bagni, poi diciamo che stavano bene, comunque avevano un sacco di anticorpi, perché ovviamente la cosa bella di questa stanza è anche, allora, letto a baldacchino in legno originale, culla in legno, tavoli, sedie, questo lo ripeto solo per chi sta arrivando, non chi ha già visto come prima, non c'è problema. Questa è la stanza originale col candelabro, bellissimo il camino angolare in pietra che è molto molto bello, con i grifoni. E
dall'interno appunto in questa stanza, però vi voglio far vedere la catena che sollevava il ponte elevatore, le stanze quindi loro di rappresentanza, le loro stanze da letto, le loro stanze più sicure perché la torre si isolava. Infatti quella biforetta che vedete lì è esattamente la biforetta che affacciava sulla piazza d'Armi. Ora di nuovo attraversiamo questi pochi gradini, attenzione adesso alla testa perché la porticina è bassa, e andiamo nel bastione del Belvedere. Che c'era giù l'orologio, di che epoca è? È dell'Ottocento, quella dell'Ottocento. I bastioni sono stati creati proprio per questo, per contenere i cannoni che i francesi ci hanno rubato, ne hanno rubati 36. Ovviamente gli slarghi sono le postazioni dei cannoni, mentre le feritoie che vedete sono le postazioni dei soldati. Quindi vedete, proprio c'è proprio un'alternanza, cannone soldato, cannone soldato, cannone soldato, garritta, garritta dei soldati con campana sopra, sentinella appunto, per che era collegata con le altre torri che erano nella zona pianeggiante, che davano l'allarme per eventuali. Ci avviamo qua, nel bellissimo dei soldati. Le signore da sotto vedranno la bandierina aiuto. Non ho mai girato qualche film di... Sì, qua sono stati, non so se girati Ci resta che piangere, quello di Benigni e Andy. E Troisi, quello è uno storico, ma ce ne sono, sì, anche, per esempio, se avete visto la serie dei Borgia su Sky, alcune parti erano anche state fatte qui, insomma, poi altri un altro film di Garrone, Tales, me non viene in mente in inglese, non mi ricordo il titolo in italiano, insomma tantissimi, veramente tantissimi film, perché proprio perché ho conservato bene, le stanze consentivano. Abbiamo una guardia ancora. Abbiamo ancora ovviamente la protezione del castello era L, quindi bastione, cammino di ronda, bastione alternato da cannoni, feritoie, cammino di ronda da questo lato, l'altro bastione là in fondo, stop. Era una costruzione immensa, costosissima, e quindi si faceva il giusto, quindi da là si controllava l'Appia, da qua si controllava la via pedimentale nelle zone interne, e da quell'altro bastione si controllava la strada interna, non quella che abbiamo fatto noi con l'autobus, quell'altra interna che appunto controllava la strada. Soffre di claustrofobia perché è tutto aperto, ci sono le lucine nella pavimentazione, però sempre voi alzate i piedi, la mia accortezza. Il percorso è unico, vedete che bello, è tutto dall'interno, è tutto dell'ana. E allora, oh che meraviglia. Comunque è stato interessante. Però guardate un po', ponte elevatoio, porta di ferro, braccio. No, bene, ma io ho sentito, fermiamo subito. Fermiamo subito. Perché se ci restituiscono tutto. Mi sa che non vedo nessuno. Ma no, perché poi dopo arrivate troppo tardi per il bus. Ci siamo presi troppe pause. Però meritava, vabbè. È stata la Margaret d'Inghilterra, un sacco di viaggi, tutti i ritratti delle camere. E poi c'è ancora un plastico, diciamo, della battaglia di Napoli. Quindi aspettiamo. E allora credo che stiano tutti dentro.